L'alternanza scuola-lavoro è un processo formativo complesso che coinvolge studentesse, studenti, scuole ed enti. Favorire la comunicazione tra questi soggetti e supportarli nel loro percorso è fondamentale. Per facilitare tale collaborazione, la Fondazione Bruno Kessler, col Dipartimento dell'Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma di Trento, ha realizzato la piattaforma EDIT, Esperienze didattiche insieme al territorio. Si tratta di uno strumento per la gestione dell'alternanza, basato sui concetti di sinergia, supporto, valorizzazione delle competenze. Chiaro che il successo di un territorio, la capacità di competere a livello economico, dipende dalla capacità del territorio di valorizzare le sue competenze e di costruirne di nuove. Tre i moduli in cui si articola. Studenti, perché un'applicazione per smartphone dalla quale gestire le proprie attività in tempo reale è un must have. Scuole, perché si può coordinare il percorso delle esperienze di alternanza in maniera smart. Enti, perché creare le proposte, gestire le attività e trovare tirocinanti deve essere un processo facile ed intuitivo. Abbiamo realizzato con questo progetto un laboratorio territoriale, laboratorio che ci permette di sperimentare tecnologie innovative, realizzare nuove innovazioni digitali, nuovi prodotti che si estenderanno poi nel panorama nazionale, nel panorama europeo. EDIT fa tutto questo e molto altro, ma soprattutto mette al centro le persone, accompagnando i giovani nel loro cammino di crescita personale, sempre guidati dalle scuole e dal sapere esperto dei tutor aziendali. Affrontare problematiche ampie e complesse come quello delle competenze è particolarmente importante per un centro come Digital Society, perché veramente ci consente di lavorare in maniera interdisciplinare. In questi progetti partecipano non solo i gruppi di ricerca che si occupano di informatica, ma anche i gruppi di ricerca che si occupano di problematiche più sociali legate alle scienze cognitive, problemi legati alla privacy, agli aspetti giuridici. E penso sia proprio la capacità di affrontare tutti questi aspetti assieme che abilita FBK ad essere un attore importante nella trasformazione digitale.